Allora, bella a tutti ragazzi, oggi nuovo video su YouTube, sono Sasabine e oggi il video sarà su quando conosco Netflix. Vabbè che non l'ho mai visto Netflix, cioè non lo conosco proprio come sito, come programma, quel cazzo che è. Comunque, ci proviamo. A fare i quiz, no? In grande è nato Netflix 1997. Ok. Raga, mi pare che sono una più di 10 domande qua, eh. Almeno la metà la fa giusti, no? Vai, Sabine. Qual è stata la prima serie prodotta da Netflix? House of Cards. Vai, vai, Sasabine. In che anno Netflix sbarca in Italia? Ma questa la sbaglio. Porca vacca, me l'ho detto, raga. Me l'ho detto che si era sbagliato. 2015. Ma sempre per un po', vedi? Per un po' sbaglio. Netflix nasce come servizio streaming. Oh mio Dio, ma non è vero o falso? Mi sa che no. No, come se no, non è su che streaming. Netflix, secondo voi, deve nascere come servizio streaming. Qual è stato il primo servizio offerto da Netflix? Mi sa vendita online di DVD? No, no, che vendita. Ma sì, porca vacca, come mi butta sta domanda? Vendita online. Ah! Però io l'avevo detto DVD e videogiochi, ma non è la vendita online, è il noleggio. Netflix produce anche videogiochi. Sì. Ah, è sbagliata. Ah, no. Allora ragazzi, vi scambio in inglese, sono molti videogiochi. Se metto i videogiochi su Netflix, io colgo subito a fare l'abbonamento, eh. 1997, Netflix si chiamava Net. No, falso. Netflix produce anche film, sì. L'hanno fatto pure apposta per i film. A forza sì, non può essere che no la risposta, eh. Quale di queste è un film Netflix? Mi sa Clues. No, Pitch Perfect. Ah, non è qua, mi sono distratto, porca vacca, io pensavo che. Allora, questo lo facevo giusto. Sasabine. Netflix produrrà il revival di Beverly Hills 90210. Ma che cazzo di domande mi hanno fatto, mo? No. Ragazzi, sono un grande. Questa è una domanda. Molto, era difficile questa, dai. E però io ho fatto pure giusto. Sono un grande, sono un grande.
La Casa di Carta è una serie originale Netflix. Sì. Come no, raga? Maledizione, Madonna, come non è? Ma io fa che so che La Casa di Carta la fanno su Netflix, ma non può essere una serie originale. Ma cosa, dai, ma cosa ho visto, raga? Secondo me tutti quanti mettevano sì. Vabbè, dai, passiamo alle altre domande, va. Dove è ambientato Stranger Things? Hopkins. Ah. Palle. Dai, a quale serie Netflix appartiene questo personaggio? Mi sembra. No, della Casa di Carta non è. Scordatelo proprio. Mi sa. Vedi? Io mi tuffo su Baby! Eh no, è lì! Mannaggia la matosca, mannaggia! Porca vacca morta! Anna Bacheg non è presente nella seconda stagione di 13? Falso! È presente! È molto presente, raga. È presente come me che non facevo mai assenza a scuola. Una volta ogni tanto non ci andavo, però è presente come me che non facevo mai assenza a scuola. Ma a me non mi piaceva la scuola, eh. Non mi pensate che mi piaceva molto. Dove è stata girata Sex Education? Sex Education. Sex Education. Sex Education. Ma se Education, Sex. Sex Education, vabbè. È ovvio che queste cose non dobbiamo dirle. Almeno sul web, dai. In Inghilterra e in Galles. Sì, corretta, vai. Quale tra queste è una serie di produzione Netflix? Aspetta, raga. È o non è? Ah, non è. Non è, non, cioè non fa parte di Netflix. Allora, quale so? Dynasty. Oh. E stavolta vedi che non mi sono distratto qui sulle domande. Bravo, sei riuscito a raggiungere la sufficienza. Bah, raga. Sono contento di questo perché io Netflix, ve l'ho detto, non servo niente. L'importante è che non siamo stati bocciati, cioè, vale a dire che non siamo stati che spinti. Sì, vai. Sì, Sasabine. Sasabine ha raggiunto la sufficienza. Va bene, ragazzi, questo è il video di oggi. Mettete like nei commenti e iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. E come sempre, ciao a tutti!